Siamo live. Buonasera, Buonasera a tutti e a tutte. Buon sugo. Come vedete, signori, abbiamo una narratrice e soprattutto una narratrice ospite. Ho messo il link Esatto. dei Common Master perché dovete sapere che Sara è una Common Master, per chi non ancora non l'avesse capito, saputo, Capito. ok? Quindi andate a farvi un giro sul loro Discord, sono degli ottimi master e trovate anche delle belle realtà, tavoli pieni a cui giocare o a cui presentare i vostri giochi, quindi insomma è comunque una bella realtà di gioco di ruolo. E dopo essermi imbonito e ammanicato il master, darei la parola direttamente a Sara. Molto bene, quindi abbiamo dei personaggi che da una parte li sentite vostri, dall'altra avete alcune tematiche che effettivamente vi tengono lontano da loro e come dice Amy andiamo ad esplorarle. Perché in realtà Alien, pur essendo un'ambientazione che magari molti possono conoscere perché hanno visto il film, anche perché noi andremo a giocare al Cinematic Play effettivamente, non sono soltanto dei personaggi che sono messi lì per combattere delle forme aliene, ma per esplorare una psicologia che va sempre di più nella decadenza, quella che nella meccanica è lo stress. Quindi noi cercheremo di capire cosa vi porterà l'oblio, se ci sarà, se verrà portato dai vostri compagni, da voi stessi, dallo spazio, da problemi tecnici, problemi derivati dalla scienza. Quindi non è che perché si chiama Alien noi andiamo contro i xenomorfi o i neomorfi, perché nel momento in cui un alien si incontra appunto a uno xenomorfo, già siamo morti. Quindi si dovrà fare i conti con aspetti molto più umani, anche semplicemente di malattie, che possono portare effettivamente alla morte. Quindi magari non lo incontreranno mai uno xenomorfo, i nostri beneamati ragazzi. Questa campagna, piccola campagna, si chiama Nello spazio nessuno può sentirti urlare. E cominciamo subito nel raccontare un attimino cosa sta succedendo tra le frontiere. Come sapete, le frontiere hanno fatto un patto di alleanza per colonizzare un pianeta. Auriga 6. Per chi conosce Covenant sa di che pianeta stiamo parlando, considerato che è un cinematic play. Ed è il pianeta proprio del film Covenant. Hanno mandato due appartenenti alla frontiera russa e uno appartenente a un altro tipo di frontiera, una frontiera che potremmo chiamare americana. Spiegheremo successivamente cosa significano le mie virgolette. Ognuno di voi ha una missione personale, una missione che riguarda più appunto questioni personali, ma la missione più importante che avete tutti e tre è quella di andare in questo pianeta, colonizzarlo, assolutamente, per far sì che le altre astronavi vadino nel pianeta per portare le varie persone e finire di colonizzare questo pianeta. Il punto è: colonizzare perché e per che cosa? È possibile farlo? Ci hanno detto le frontiere che questo pianeta è possibile conquistarlo dopo 3 giorni che l'hanno analizzato. Così presto. A livello scientifico è quasi un paradosso. Quindi è come dire: mandiamo 3 di questi ragazzi che effettivamente hanno esperienza. Abbiamo un pilota che è famosissima, diciamo, tra le frontiere per la sua esperienza. Abbiamo 2 medici che si occupano entrambi di cose diverse e che possono verificare se l'atmosfera e il pianeta sia effettivamente edificabile. Chiaramente raggiungere Auriga 6 non è facile, ci vuole tempo, 1 mese di viaggio. Voi siete su per giù a 1 giorno di distanza dal pianeta. Chiaramente le vostre capsule di ipersonno, o che lo sonno, come si dice in Alien, stanno per disattivarsi e farvi vedere quello che è non la luce, ma una semplice astronave fatta di 6 stanze. La cella si trova nella sala principale, la sala delle comunicazioni, la chiamiamo così. Ci sono appunto solo 3 capsule e davanti c'è un tavolo che è il tavolo di bordo. Il primo che si sveglia dall'ipersonno è il nostro Thomas. Perché delle direttive particolari che riguardano il computer di bordo, che è un'intelligenza artificiale, che si chiama L22 o L22, ed è proprio il primo che si sveglia, perché ci sono ordinanze, ognuno di voi deve svegliarsi proprio in un determinato momento.
Tu, Thomas, ti svegli. Ti svegli molto lentamente, la capsula si apre. Ovviamente stare in una condizione di sonno implica che il tempo che passa non è altro che qualcosa che non puoi neanche immaginare. Sei un po' come quando cerchi di prendere qualcosa ma non ci riesci, non ne hai piena consapevolezza, ma il tempo ormai è passato. Sei in preda chiaramente alle emozioni, a stasi fisica, sei stanco, hai mal di testa. Il respiro però comincia lentamente a renderti padrone del tuo corpo. Chiaramente sai che c'è ossigeno nella stanza e quindi non hai bisogno di prendere, insomma, la muta d'ossigeno. La mano ben curata del dottor Thomas Higgins afferra il bordo della capsula. Ne esce con gli occhi semichiusi e il volto ben curato. Computer, computer, L22, stato della nave. Operativa. Bene. Scende e cerca dove sono addossati i vestiti e inizia a vestirsi in maniera molto stanca. Andando in direzione dalla tua sinistra, dove ci sono dei piccoli tavoli che contengono i vostri effetti, trovi effettivamente i tuoi vestiti. Molto semplici, devi immaginarli. Cerca la targhetta che lui tiene sempre lucida al Oh, petto. yeah. Chiaramente. Si massaggia le tempie, rimette, mette i suoi occhialini tondi che vestono perfettamente il suo naso grande e prende una cartelletta. Inizia a sfogliarla. L22, possiamo rendere privata la nostra conversazione in questo momento? Acconsento, dimmi pure. Vorrei inserire qualche comando di bypass vocale personalizzato. È possibile? I motivi? Sicurezza psicologica dello staff della nave. Nome e cognome. E di cosa? L22, scusa. Il tuo, Thomas e Higgins? Vedi che Chiaro. sfarfella un po'. Thomas e Higgins? Sì, certamente, sono io. Permesso accordato. Bene, allora il comando numero 1 blocca la porta della cabina di pilotaggio. Se ho capito bene, tu vuoi bloccare la stanza di pilotaggio. Il vero motivo, posso conoscerlo? Devo Certamente. accertarmi del sistema. Il pilota deve svegliarsi, quindi questo vuol dire che non può accedere alle sue stanze, è corretto, Thomas Higgins? No? Il comando serve unicamente per bloccare il comandante della nave nella cabina qualora si rifiutasse di collaborare con il resto dell'equipaggio, il tempo necessario finché io la sblocchi dopo aver risolto eventuali situazioni di stress traumatico. Parliamo di Tatiana, corretto? Bravo L22, ti hanno programmato proprio bene. Non capisco i complimenti, ma grazie. E il secondo Comunque, comando. comunque, 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 permesso accordato. Oh, molto bene. Il secondo comando, il comando ho molto mal di pancia e vado nella mia stanza, sta a significare che le comunicazioni della mia nave saranno private affinché io possa trasmettere dati sensibili sulla loro psiche senza che loro ne vengano turbati a privati esterni. È una questione di rendere il tuo lavoro quindi obiettivamente al 100%? Ho capito bene? Hai capito bene L22, è proprio così. 1, 2, 3, accordato. Molto bene, allora, vediamo, il nome di questa nave ricordamelo, non mi ricordo il nome della nave L22. Come puoi non ricordarti il nome della nave? Purtroppo può essere un qualche sintomo di stress, criogenico. Vorrei verificarlo, L22. Perché non collabori? Sto collaborando, faccio solo delle domande. Cerco di essere il più umana possibile. Nome della nave X2 Covenant 001.
Bene, bene, perfetto. Vediamo che non finisca come la nave Delta, dove un pazzo ha cannibalizzato i suoi compagni, o la Prometheus 2, dove un pazzo ha ucciso se stesso e tutti i suoi compagni togliendo l'ossigeno. A proposito, inseriamo un comando numero 3 che impedisce a chiunque, tranne a me, di modificare i valori dell'ossigeno. D'accordo? Vorrei ricordare a Thomas Higgins che il pilota si occupa di affari riguardanti l'ossigeno, ma posso renderti comunque partecipe delle modifiche. Sì, d'accordo. Quindi Allora. questo vuol dire che tu sarai il capo della nave, Thomas Higgins? No, non ufficialmente, questi sono piccoli sofismi umani difficili da comprendere per una macchina. Non preoccuparti, rimarrà sempre comunque Tatiana al capo. Mi stai forse denigrando? Osservo la nave, come identificare da persona che mi risponde. No? Ho capito. Va bene, adesso si sveglieranno anche gli altri. Sì, uno alla volta, per favore. Devo verificare lo stato di salute di ciascuno. È molto bello vedere un essere umano non programmato che si prende cura degli altri, pur volendo isolare la stanza quando lui è presente. Complimenti. Già, è così. E inizia a mettersi a posto i vestiti perché ha disagio. Adam, la tua capsula si apre. Anche tu, in questo caso, senti le forze che a poco cominciano. Le emozioni che hai sono di vario tipo. Decidi pure tu quale di queste deve essere la più importante. L'unica cosa che ti posso dire è che effettivamente la prima cosa a cui pensi è la tua famiglia. Sei lontano da Certo. loro da molto, molto tempo. Domanda, ci si è nudi dentro o Sì. seminudi? Ok. L'unico oggetto che ho voluto tenere con me è in effetti un pendaglio, chiaramente visibile. Il collega lo vede subito perché appena si apre il portellone, il primo senso che mi assale è un senso di nausea e fastidio, che probabilmente ce l'ho lo stesso ogni mattina che mi alzo. Sono un uomo di mezza età, abbastanza robusto, con appunto la barba sfatta e i tratti del viso molto segnati, quindi mi isso fuori dalla capsula. Finalmente. E ti guardo, Thomas. Piano piano, dottor Nelson, non vogliamo incidenti su questa nave. Mi fai un esame obiettivo, Thomas, e mi siedo davanti a lui. Certamente. Allora, è isso la cartelletta davanti a me. È il tuo colore preferito? Seriamente, controllami. Lo osservo fisicamente per cercare tracce da ustioni da freddo o comunque qualche cosa di evidente. Vedo qualcosa? Non ha niente che non va. Sembra stia molto bene. Sembri a posto. Non mi sembra ci sia nulla fuori posto. Ringrazio. E comincio a rivestirmi, a rimettermi appunto i miei effetti personali, anche non so se ci sono degli orologi, cose così. Mentre mi sistemo, lo guardo. E tu, Thomas, come ti senti? Tutto bene? Mi giro verso una parte della nave che comunica verso la cabina. L22 è possibile rendere privata questa conversazione? Senti, nel muro che è adiacente sulla sinistra, dove ci sono i tavolini degli effetti, come un sospiro. E lo senti come se fosse presente. Non riesci a capire da dove viene, eppure l'hai udito. L'hai percepito proprio nella pelle. C'hai un formicolio che ti sta camminando di sopra. Hai tante pretese. Accordato. E rimane bloccato un attimo, ripensando a questa specie di sospiro. Poi ti guarda, dottor Nelson, e ti dice il signor Higgins: non trovi strano questa missione? Qualcosa mi sfugge. Troppa fretta di invadere un pianeta, non pensi? Questo possiamo dircelo io e te finché non si sveglia il capitano.
della nave. Mi sto nel frattempo vestendo. Thomas, che domande strane che fai. In fondo, noi siamo scienziati. Ti interessa veramente questa problematica? Dai, da quando ti preoccupi così tanto? Dobbiamo solo fare il nostro lavoro. L22, non è più necessaria la privacy, ti ringrazio. Questo era solo un test, dottor Nelson. La sua psiche è in ottima salute e ti sorridi in modo molto falso. Possiamo pure risvegliare il capitano di questa bellissima nave, computer. Quando dici così, e io, visto che lo dici, io evidentemente noto che il tuo sorriso è falso. Io ti guardo e ti fisso molto intensamente. Forse dovrei sottoporti io a qualche visita, sai? Mi sembri un po' scosso. Allora, è un po' scosso in effetti, però subito riprende la plomb e la rigira con una battuta. Se questo era un invito nelle tue stanze, dottore, dovrei almeno portarmi a cena prima. Computer, non sono permessi rapporti sessuali all'interno di Covenant 002. Per fortuna, vero, dottor Nelson? Non c'è niente da ridere, medico. Già. Comunque, non stavo scherzando. Ero molto serio. Vieni Adam qui. Nelson, benvenuto nella missione. Benvenuto. La tua salute è perfetta? Adesso che mi sono un attimino mosso, sto effettivamente meglio, grazie L22. Ma sono un attimino preoccupato per il collega. Ora vediamo come sistemare la questione. Perfetto, capisco. Tatiana, la tua capsula si apre. Anche in questo caso tu ti svegli un po', insomma, rincoglionita dalla situazione. Più che altro sai perché? Perché già il processo di scansionamento di persona era già terminato. Tu sei rimasta lì dentro, ascoltando la conversazione degli altri. La cella, diciamo, tra virgolette, non si era ancora aperta, perché sai che L22 aveva bisogno dell'ordinanza da parte di Thomas. Ho sentito anche gli ordini che ha dato Thomas? Assolutamente sì. Anche quando era da solo? Assolutamente sì. E allora, seduto e ovviamente convinto che lui non sappia niente, aspetto che esca Tatiana. Allora Tatiana esce. Si sgranchisce il collo. Notate una vistosa cicatrice vicino all'addome. E, oltre alla sua nudità e al suo corpo ben tenuto, nel senso che comunque ha un fisico molto atletico, palestrato, si desta dal suo lettino, si alza, vi guarda. Le porgo dei panni con cui coprirsi sicuramente. Questa cosa non me l'aspettavo da player, gliela avrei tenuti pronti, ecco. Lei li prende come se in realtà il fatto di essere nuda di fronte a due uomini non le desti troppi problemi. E inizia a vestirsi, anzi, si inizia a vestire proprio di fronte a voi. E nel frattempo che si veste, vi parla. Bene, quindi sono qui, da sola nello spazio a portare due vecchietti in giro. L22, lo stato della nave. Salve, Tatiana. Stato della nave perfetto, tutto al 100%, ossigeno 100%. Una smorfia si dipinge sul volto di Tatiana. Bene, ottimo, sei stata brava durante il nostro sonno. Complimenti, non tutte lo Grazie. Sono. Grazie. Okay. I suoi complimenti però li capisci, L22. Io capisco ogni forma di complimento, come lo chiami tu, Thomas. Questo non vuol dire che io debba ricambiare. Tatiana guarda a lungo Thomas e poi sospira. Annulla tutti gli ordini del dottor Thomas, eseguiti in precedenza al mio risveglio.
prima di questo, Tatiana, dovete riunirvi per decidere il comandante di Covenant 002. Alle 22 avrei anch'io una richiesta. E guardo gli altri due. È possibile avere dei dispositivi da innestare sul corpo per analizzare il grado stress? Qui mi sembra che la situazione non sia già delle migliori e io sono un po' preoccupato. Se deve alleviare il tuo stress, c'è una stanza e puoi pure fantasticare quanto vuoi da solo. Parlo anche di te, naturalmente. Non hai da che preoccuparti per me, tranquillo. Ti riporterò indietro sano e salvo con qualsiasi stronzata andrete a fare là. Non mi interessa. Andiamo nella stanza delle comunicazioni. La nave evidentemente sa ciò che bisogna fare subito. Thomas Higgins, davanti a te hai un tavolo. E in questo tavolo c'è un grande pad. Dovete riunirvi proprio in questo tavolo davanti a voi e decidere insieme in maniera socievole chi sarà il comandante di questa nave. Effettivamente davanti a voi c'è proprio il tavolo, che è con tre sedie, e sul tavolo c'è innescato proprio questo grandissimo pad, dove solitamente escono anche ologrammi, tra l'altro, e lo sapete tutti, soprattutto il pilota, ed è il tavolo un po' delle riunioni che dovrete fare, parlare di qualsiasi cosa, della missione, parlare dei fatti vostri, mangiare insieme. E dietro di voi ci sono tre stanze, che sono le vostre singole stanze di quando andate a dormire e di quando dovete parlare tramite il vostro piccolo pad che è all'interno della vostra stanza per avere messaggi privati della frontiera o semplicemente chiacchierare con delle persone che sono nel vostro cuore. Insomma. Certo. Allora io prendo subito l'iniziativa e mi siedo e faccio cenno agli altri due di sedersi. Signori, vi dico, il clima non mi sembra dei migliori e sinceramente quello che ho visto adesso non mi rassicura per niente. Perciò ho una proposta, visto che io sono preoccupato e siamo tutti preoccupati, direi che il capitano della nave lo deve fare la persona mentalmente più stabile. Perciò suggerisco subito, se la nave e il computer può farlo, di valutare... Non mi chiamo computer, ho un nome, L22. E mentre L22. Mentre lo dice, vedi che Higgins ha mimato con labiale le parole, con la voce di L22 sopra. Ti faccio l'occhiolino e dico, scusa L22, certo. Perdonato. Se è possibile fare subito una scansione del grado stress di tutti quanti e scegliere chi è messo meglio per prendere il comando della nave, mi sembra la cosa più utile e più efficace. Sono molto curioso di sentire l'opinione di Tatiana in merito. Non ho stress, quindi per me puoi procedere con la scansione. Riguardo quella del capitano, non della scansione dello stress. Sì, il capitano può essere quello con lo stress minore. Mi rivolgo verso la nave. L22, procedi subito a una scansione. Chi è a questo tavolo la persona con meno stress? Vi chiederei di appoggiare la vostra mano sinistra proprio sul pad di bordo. Si accende con una luce verdastra tutto il pad che ricopre il tavolo ed effettivamente davanti a voi vi compare il simbolo della mano. Ogni simbolo della mano è graduato in base alla vostra grandezza della mano, tra l'altro. Ed è già stati scansionati, quindi. Io vedi che in modo un po' plateale, con un sorriso quasi infastidito, ma perché sono sempre così, alzo la mano e la appoggio molto lentamente. Tatiana, senza neanche avere il dubbio che non possa essere lei quella col grado di stress minore, l'appoggia semplicemente, come attendendo come ovvio risultato il suo nome. L'appoggia anche Higgins, fastidioso, infastidito. Evidentemente non sarà quello con lo stress minore.
Le vostre mani vengono, come se ci fosse appunto una luce che si sprigioni direttamente dal pad, inebriate da questa piccola polvere verde che si sprigiona da questo schermo. È come se adesso avete una calamita nella mano, è impossibile toglierla, è ferma, non può muoversi e lo sapete perché sentite questo magnete. Al che L22 parla. Prima di parlare, udite nella parte sinistra di questa piccola in realtà stanza di bordo, dove davanti a voi, perché dietro avete le stanze, davanti c'è la sala di pilotaggio. Sentite un rumore stordito che proviene appunto da queste camere dove si sprigiona la voce di L22, come uno zzzz. Adam Nelson, sei il comandante della nave. Vi guardo, che dire, evidentemente doveva andare così. Grazie, L22. Tatiana, ti chiedo di tirarmi un dado stress. Bene, ora sappiamo chi di noi è meno stressato, ma non chi è il capitano, giusto, dottor Nelson? Vero, io sono meno stressato di voi. Mi sembra un buon criterio. Tatiana ha un attimo un ghigno sulla faccia che le sparisce subito. Adam, mi dia una mano. E l'allungo. Certo, io ti porgo la mano. La stringo con una certa enfasi e ti guardo negli occhi. Si ricordi che lei è capitano, ma qui il pilota sono io. Non si preoccupi. Ah, bene, così funziona così nelle vostre frontiere. Uno decide che se è meno stressato è il capitano, l'altro gli fa i complimenti. E questa è la democrazia da voi, immagino. Signor Adam, il signor Thomas ha lanciato diversi comandi prima che ci svegliassimo. Le suggerirei di porre Certamente. attenzione a quello che ha fatto. Posso perfino elencarveli. Non è interessante al momento. Sta di fatto, comunque, che ragazzini, io sono la mamma che vi deve portare in giro con la sua nuova auto sportiva. Vero L22? Tu sei la fantastica auto sportiva che ci porterà in giro nello spazio. Auto sportiva, non riconosco il termine. Non è importante. Comunque, stiamo partendo col piede giusto. Io ti guardo, faccio un sorriso stanco e dico: ma certo, non ti preoccupare. Ah, Anzi. Thomas, sia chiaro, non ce l'ho con te. Per qualsiasi doppio gioco lei è interessato a fare. Cerchiamo solo di essere più maturi da adesso in poi e cercare di portare a termine questa missione che Io sto sembra. solo lavorando, signorina Tatiana Ivanov. In realtà io sto solo cercando che questi diventi l'ennesima Prometheus 2, una vedetta, dove un pazzo innervosito da qualche stupidaggine composta dagli altri non si inventa storie di mostri mangiando i suoi compagni. Purtroppo sono cose comuni nello spazio. Mi rendo conto che nella cabina è difficile vedere cosa succede dietro a volte, ma è il mio lavoro. Mi giro. L22, Sì. potresti fare a meno per 10 secondi di ascoltare quello che stiamo per dire e di registrarlo? Devo sapere i motivi. Permesso. Voglio rasserenare Thomas sui motivi della nostra missione. Accordato. Ho delle prove, signori, che qualcosa è strano con questa missione. Forse ve li condividerò. Però ho delle prove. Quindi stiamo uniti. Almeno noi. Esattamente il motivo per cui inizialmente ero preoccupato. Thomas era preoccupato e tu ora dici questo. Vedete, io non ci tengo a essere il capitano della nave, ma 10 secondi sono passati, vero? Ti ho proprio interrotto mentre parlavi, Nelson, appositamente. Io ti guardo e non ti guardo con astio, però vedi che sono preoccupato. Nel senso che quando ti guardo sono preoccupato. Vado avanti lo stesso. Evidentemente, però, la scelta di L22 forse per il momento è stata la più saggia.
Comunque, vi esorto a comunicarmi il vostro stato, direi mentale, ma le vostre ansie, perché io posso fare qualcosa per voi. Ci tengo che questa missione venga portata a termine, perché è quello che devo fare. Devo analizzare quel pianeta. Fine. Però, se avete altri indizi, sono tutto orecchie. Orecchie che non sono solo le nostre, vero? E guardo Tatiana e indico il soffitto. No, infatti, ma d'altronde ci pagano e non poco. E questo è un lavoro per tutti, signor Thomas. E sono sicuro che collaboreremo nel miglior modo possibile. Confido. Ne sono stupito. No, non si stupisca. Sono della frontiera russa. Da noi i conflitti sono normali durante le missioni, ma si risolvono. E io sono qui per risolvere i problemi. Bene, allora, visto che questa è la procedura tipica delle nostre zone, signora Tatiana, perché anche io, come lei ben sa, vengo da questi luoghi affascinanti dell'Unione dei Popoli Progressisti e Progressivi, e di alleggerire la situazione sputando ognuno il rospo, no? Sì, sono stata pagata per portarvi sul pianeta e per riportarvi indietro, vero? L22? Assolutamente. Tatiana, quando vuole procedere con il comando personale, basta dirlo. Volevo comunicare a Tatiana che ci sono stati dei piccoli problemi riguardante guido automatico. Analisi, voglio sapere più dettagli. Qualcuno ha cercato di dirottare la rotta. È corretto da dire nel linguaggio comune? Rotta verso quale pianeta attualmente? Inizialmente ci è stato ordinato di andare nella direzione di L22, come il mio nome, che ridere. Ma adesso siamo di nuovo in direzione Origa 6. Tatiana, tu che hai accesso al diario di bordo, non si può capire chi ha cercato di manomettere il sistema di pilotaggio. La manomissione è da remoto o da locale? L22. Remoto. E proviene dai nostri datori di lavoro o da un'altra nave? Da un'altra nave, molto vicina a quella dove siete voi adesso. Sapete che un'altra nave è in direzione di Orig 6, o sbaglio? Sì, sono i rinforzi. Rinforzi, sì. E dove vogliono portarci i nostri colleghi? Questo non lo so, dovrei collegarmi direttamente col computer di bordo, avversario, no, amico. No, sia mai, attualmente è pericoloso. Cerchiamo di valutare le cose prima. Quindi la rotta attualmente è giustamente verso Orig 6. Me lo confermi? Esatto. Questo è sorprendente. Vi guardo entrambi. Ho una registrazione che è stata mandata direttamente dall'equipaggio che fa parte della nave che vi sta seguendo. Se volete posso mandarla. Ok, ma prima alza i rumori di fondo. Voglio rilassarmi un attimo con i rumori della nave. E poi lancia pure la registrazione. Hai bisogno di una musica in particolare che possa rilassare i tuoi nervi? No, mi bastano i rumori della nave. Capisco. Signori, ascoltiamo questa registrazione, ma stiamo attenti perché potrebbe benissimo non essere originale, considerando quello che è appena accaduto. Sì, ho solo... Ho nebbia attualmente nella testa e la cosa mi confonde. L22? Sì. Posso chiedere di elencare agli altri membri dell'equipaggio anche i compiti del dottor Nelson e i miei, per cortesia? Penso che sei in grado di parlare direttamente con la tua bocca.
Non credo che gli altri si fidino della mia bocca quanto della tua, LB. Thomas, smettila con queste sciocchezze. Io non ho una bocca in ogni caso. Ho una scheda madre di riferimento, non ho bocca con carne come umano. Thomas, smettila. Ma comunque posso dirti che forse conosco qualcuno che ha una bocca simile alla mia. Adesso sentite una voce particolarmente umana parlare effettivamente dalle pareti, dove risuona la voce di L22. Conosciamo? Nelson, ti è molto familiare. Tutti un dado, due dadi stress l'uno. Adam, il fatto che tu riconosca che la voce di David, tutto ciò ti fa effettivamente particolarmente paura questa cosa. Questo vuol dire che il sistema è stato hackerato. Questo vuol dire che delle informazioni che ti sono arrivate non sono quelle giuste. Questo vuol dire che non puoi controllare la situazione. Questo vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Urca. Thomas Higgins, la situazione è molto simile alla tua e ti aggiungi un dado stress. Se si parla di complotto, forse questo è il momento giusto per metterlo fuori. Com'è possibile che il computer di bordo, un'intelligenza artificiale, possa addirittura cambiare la voce? Sì, in realtà sarebbe possibile, ma in una situazione che in teoria dovrebbe essere professionale, direi che è alquanto strano. Per quanto riguarda Tatiana, tu non ami molto il fatto di non avere sotto controllo la tua nave. Non sei particolarmente destata da questa cosa, infatti non ti aggiungi un dado stress. Ma la cosa ti insospettisce. E se c'è una persona su cui sicuramente può avere dei sospetti è proprio Thomas Higgins. E infatti quello che fa Tatiana è girarsi verso Thomas e prenderlo per le palle letteralmente. Ti guarda ringhiando, fa: ascolta, vecchio di merda, qui qualcosa non torna, e non fare la piccola fiammiferaia del cazzo. Finora mi sono comportato bene con te, ora voglio sapere davvero che cazzo sta succedendo. Appena fa così, adesso, nel mentre in realtà, io cerco di intervenire, voglio proprio dividerli e assicurandomi che gli abbia mollato le palle prima. Non ce n'è bisogno, perché ti metto la mano, ti fermo e la lascio fare, e sorrido, signora, soffrendo, e ti metto la mano proprio per fermarti. Molla, per cortesia. Io lentamente mollo la presa e poi ti allontano. Sai perché sono su questa nave, invece di prendertela tanto perché lo faccio dire al computer? Non mi interessa, voglio che non ti comporti come uno stronzetto, ok? D'accordo, sai perché sono su questa nave? Se è importante dimmelo, perché sei su questa nave? Tatiana, vorrei ricordarti, per questioni di moduli operativi riguardante la frontiera 07289 Repubblica di Russia, che non si possono toccare le persone in maniera peccaminosa. Passo e chiudo. Io sono lo psicologo dell'equipaggio, Tatiana. E nonostante tu stia cercando di fare il mio lavoro, dottor Nelson, gradirei rimanesse il mio. Bene, devi sapere però che io ho una dote abbastanza importante. Tra l'altro, qui lo dico a L22 anche in quanto master, tecnicamente la mia funziona quasi anche in passivamente come abilità, o no? No, devi dichiararlo comunque. Ok, allora lo faccio subito, anche se può non servire. Quindi ti chiedo, prima di farlo, devi tirarmi due dadi stress. Va direttamente bene. Dalla scheda, se tu vuoi farlo. Sì. Perfetto, nel senso, allora, funziona. Perfetto, benissimo, perché era quello che ci voleva. Quando appunto Thomas mi provoca e io gli rispondo come gli ho risposto, in realtà parlo in modo molto calmo e cercando di mantenere il controllo della situazione, e in effetti cominci a sentirti meglio, perché evidentemente riesco a trasmetterti il mio stato d'animo così, diciamo,
appunto sereno, per modo di dire. Perciò capisci che da me, sotto questo punto di vista, puoi avere un aiuto. Una domanda tecnica, Nelson. Stai cercando di abbassare il suo stress in tutto questo o no? Se, e mi rendo conto che evidentemente ce l'ha, e anche, ma a parte che aspetta, forse funziona anche a livello, cioè lo abbasso a tutti e due in realtà. Puoi decidere tu se abbassarlo entrambi o solo uno. Lo abbasso entrambi, perché la situazione si sta scaldando, io voglio intervenire, voglio anche far capire che posso farlo. La cosa funzionerà, dipende anche dalla reazione dei personaggi, quindi in base a come reagirà Higgins e Tatiana. Chiaramente voi sentite dentro di voi uno stato di calma che, ve lo sottolineo, è forzata. Quindi sta a voi se prenderla o lasciarla andare. Ti accorgi di una cosa, Adam, che Tatiana in realtà è calma. Cioè, questo è un teatrino che sta facendo per qualche motivo, ma lei ha preciso controllo al momento. Ok, meglio, così io lo faccio, me ne accorgo magari dopo, perché subito non me ne ero reso conto e rimango a guardarti un po' più del dovuto, però non dico niente, perché in effetti ero partito da Thomas comunque, perché era lui che metteva un po' in dubbio la mia presenza o comunque quello che potevo fare, perciò... Vedi che si calma Higgins, anche lui in realtà che era nervoso. Ti dice, invece, dottor Nelson, per quale dei tuoi innumerevoli meriti sei sulla nave? Io sono principalmente un geologo. Controllo, sono in grado di... anzi, sono qui per studiare l'ambiente del pianeta. Però, tutto sommato, le mie competenze spaziano nei vari ambiti scientifici. Perciò posso anche approfondire degli elementi di materia organica. Chiaro. E se non vi disturba, io vi elencherei le mie preoccupazioni, così da avere un posto di lavoro sano e confortevole per tutti, senza teatrini. E guardo Ivanov. Ivanov guarda il pannello dell'ossigeno al momento e sta controllando se è tutto nella norma. Vede il livello e 97 dovrebbe essere corretto o sbagliato? Era al 100%, quindi è sbagliato. Ok. Merda. Ivanov lo risistema col pannellino e lo tiene sott'occhio. Vedi che pur rimettendo i parametri rimane comunque al 97%. L22, perché l'ossigeno è più basso del normale? Come ho detto, c'è stato un problema tecnico riguardante una parola che voi usate comunemente nel linguaggio tecnico, hackeraggio. Sto cercando di sistemare il prima possibile. Volete che mandi la trasmissione che ho udito oppure no? Risposta in breve. No, aspetta, ancora poco. Com'è possibile che una nave del tuo livello sia stata hackerata? La mia nave è a un livello molto alto. Facciamo parte di una congregazione molto alta. Ma questo non significa che non posso essere vittima di hackeraggio. Thomas, non mi interessano le tue cose che hai studiato tutta una vita. Io ne ho studiate le altre. E queste altre vi aiuteranno a stare vivi, almeno su questa nave. Ivanova, non me ne frega un cazzo di dirti quello che ho studiato. Mi interessa che questa storia puzza come... con tutto il rispetto, puzza questo hackeraggio. E su questo siamo perfettamente d'accordo. Bene, allora se devo usare la parola cazzo per destare la tua attenzione, signorina, porgi cazzo attenzione a quello che stiamo vivendo. Lo sto facendo. Sono l'unico che qua che non pensa alle strozzate dei problemi personali, ma si sta accorgendo che abbiamo meno ossigeno di quello che dovremmo respirare. Quindi... Cosa? Esatto. Guarda questo pannellino. Mi chino. Tolgo anche gli occhiali. E questo è male, immagino. Non c'è aria? No, c'è, però ce n'è meno di quello che dovrebbe esserci, e quindi... Vabbè, mentre parlate, io vi interrompo e dico... Zitti un attimo. Mi volto verso
una parete, lo vedete tutti, e vi dico di tacere, e poi mi avvicino. Ti avvicini, questo sussurro palpitante, e comincia a riecheggiare nelle tue orecchie, fino ad arrivare alla tua testa, dentro la tua testa. È un rumore sinistro, instabile. Tum, 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 tum. Più ti avvicini, più lo senti. Ed effettivamente noterai, caro Nelson, che la parete ha un piccolo foro, piccolissimo, minuscolo, come se ci fosse un sottostrato che andrebbe quasi sistemato. Sai che da quella parte della nave, insomma, c'è la tua stanza, dove tu solitamente, appunto, hai tutti i tuoi campioncini. Quindi ci dirai tu cosa hai in maniera particolare, immagino, campioncini di pietra, anche quindi medicinali, campioni vegetali, anche. Certo. Ma che cazzo? Dico, e stavolta, rispetto a prima, mi vedete chiaramente un po' scosso. Mentre prima cercavo di mantenere la calma, adesso in parte sono più agitato. 4 da di stress. Intanto abbiamo un successo. Poi pensiamo allo stress. Avvicinandoti sempre di più, i tuoi occhi si concentrano su questo foro. Ed effettivamente che la parete è rivestita da dei piccoli mattoncini che cercano di coprire il sottostrato. Uno di questi mattoncini è spostato. Puoi intuire che basta in teoria metterlo al suo posto. Il punto è: cosa c'è dietro questo mattoncino spostato? Qualcuno ci ha messo qualcosa? Perché quel rumore assordante nella tua mente si insinua ancora di più nel tuo cervello. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Se per caso una piccola parte dei tuoi campioncini non dovesse stare nel suo vetro, dovrebbe essere, non so, muffa? Un piccolo vermicello? Potrebbe succedere l'apocalisse lì dentro. Io comincio ad andare nel panico, lo vedete chiaramente, perché in effetti inizio ad armeggiare e voglio togliere quel mattoncino perché voglio vedere cosa c'è. E anche se può darsi che sia una cosa assolutamente stupida questa, magari sto danneggiando la nave, non lo so, però sicuramente adesso sono un po' fuori di me. Quindi con un po' di ansia crescente vedete che cammino sempre più veloce e poi mi muovo. Adam! E sto... non ti Adam, lo stress! Sei capitano! Sto togliendo i cosi. Guardo Tatiana, le faccio un sorrisetto sghembo e dico: caso che ci parli io. Che idea del cazzo quella dello stress. Parlaci. Mi avvicino e vorrei fare, non so se c'è un tiro per utilizzare le mie conoscenze psicologiche per metterlo al sicuro nella sua area di comfort, qualunque cosa gli stia capitando, e stabilire una comunicazione, visto che mi sembra svalvolante fin subito. Ti chiederei di farmi un semplice tiro su empatia. Allora, il punto è questo. L'azione di Adam è molto più veloce di quello che tu vuoi fare. Sei arrivato in ritardo, perché lui effettivamente sta spostando questo mattoncino. Ed effettivamente noti, Nelson, che c'è un campioncino di una pianta che è sopra il vetrino, che è posta proprio lì. Ma come può una pianta parlare? È impossibile. E adesso, non a caso, però, dopo che hai fatto quello che volevi fare istintivamente, non senti più quel sussurro, quella malinconia in questo riverbero di voci che c'hai soltanto nella testa in questo momento. Perché per quanto oggettivamente non ci sia quel rumore, nella tua testa lo senti. Ok. Allora, appena mi raggiunge, in realtà... Giusto un appunto, ti dico, potrebbe essere stato forse uno scherzo di qualche tuo compagno mettere un vetrino lì dietro. Bello scherzo, tu sicuramente non l'hai fatto. Esatto. Io prendo il vetrino, lo alzo, mi giro verso Thomas e dopodiché dico: devo andare nella mia camera. Mi ricompongo un attimo, mi sistemo il vestito
e vi dico, signori. No, Adam, no, sei il capitano della nave. O cedi il comando a qualcun altro o non te ne vai di qui. Sì. Fai quello che ti pare. L22, sono io il capitano, sembrerebbe. Non è possibile effettuare cambiamenti dopo neanche un'ora di capitano da parte di Adam Se Nelson. vogliamo essere corretti, LV22, nessuno ha mai stabilito con una maggioranza che fosse il capitano, però. L'ho stabilito io in base alla vostra richiesta di denominare, determinare lo stress da parte di ognuno di voi. Questa è stata un'idea sua, e indico lui mentre si muove. Non mi Non sembra. è importante di chi è l'idea, io comunico e faccio acconsento, sempre. Ultimo Bene, messaggio. bene. Dovrò dire alla frontiera dei vostri problemi di gruppo. Sarà il caso. L22, ascoltami. Questa è un'emergenza, qualcosa non torna, sei stata hackerata. È chiaro che Adam al momento ha altri problemi con i suoi campioncini. I miei problemi, Tatiana, sono anche i vostri. Comunque, ci riaggiorniamo tra, direi, un'ora. Sì, d'accordo, vai pure, dottore, non c'è problema. Tatiana tira un calcio a qualcosa lì vicino. Mi avvicino a Tatiana, ad una distanza che non permetta di essere picchiato immediatamente. Signorina, anzi capitano Ivanov. Trasmetto trasmissione da parte della frontiera 157942. Perché no, LV? Mi chiamo L22. Di grazia. Effettivamente, notate che dallo schermo del pad tu, Nelson, stavi per uscire. Chiaramente senti quello che dice il computer di bordo. E notate che quello che si rappresenta davanti a voi è un vero e proprio ologramma. Soltanto Tatiana ha visto una scienza del genere effettiva in una nave. La cosa strana, soprattutto per Nelson e per Thomas, è che funziona l'ologramma. Quasi stava diventando una leggenda tra le navi e tra le missioni. Vedete una donna che insomma, si materializza alla Matrix proprio, no? Con queste venature verdastre, bluastre, sembra quasi un sogno da quanto è bella questa donna. Ha dei capelli biondi legati con una coda molto lunga, veste bianca, molto elegante, le gambe accavallate. Sta guardando chiaramente soltanto in una direzione, che è quella di Tatiana. Salve, benvenuti a Covenant 002. Il programma di questa missione è molto semplice. Ci è stato comunicato da parte del vostro computer di bordo che ci sono attriti in questo spazio. Posso sapere quali sono le vostre opinioni oppure semplicemente si porta proprio la coda indietro? È stato soltanto un errore da parte del sistema. Il sistema è stato hackerato. L22 confermi? L22 Non confermo. riproduci il messaggio in cui ci affermi che sei stato hackerato da un sistema in remoto. Il messaggio non è presente nella memoria dati. Io Guardo Thomas col sopracciglio alzato. so chi è questa signora bionda dell'ologramma. Nelson, tu la conosci abbastanza bene. Lavora per la tua frontiera. La mia, ok. Come si chiama? Jade. Sarebbe strano chiederglielo chi è. Cioè, non è strano assolutamente. Con chi abbiamo la meravigliosa fortuna di parlare? Vedi che l'ologramma si gira proprio per cercare di entrare nel tuo spazio perché stai parlando tu. Thomas Higgins, corretto? Corretto, e mi pulisco l'occhiale. D'accordo. Il mio nome è Jade Neyland, della Wayland. Posso sapere quali sono le tue intenzioni? Sei belligerante? O semplicemente sei un ragazzino che vuole cercare di essere il capo in una nave che non è la sua. Credo di essere l'unica persona che risponderà alle sue domande oggi, ed è vero entrambe quelle domande che ci ha posto. La nave è hackerata e l'equipaggio non collabora.
Credo semplicemente che il vostro stare all'interno di una cella per molto tempo sia degenerativo per la vostra mente. È impossibile creare questo sistema. Siamo i migliori in Non ho dubbi, questo. non ho dubbi. E lei sicuramente sa perché sono pagato per stare qui sopra, giusto? Anche perché pago io, quindi lo so benissimo. Adam Nelson, puoi farti vedere per favore? Io mi risistemo e camminando lentamente sto cercando di riprendere l'aplomb. Mi vado di fronte. Puoi comunicare se il messaggio trasmesso da questi due individui è corretto o meno? Prima vi do un lungo chiatrico. Forse c'è stato un malinteso. Stiamo cercando di capire un attimino meglio lo stato della nave. D'altronde ci siamo appena risvegliati. È tutto in ordine. Perfetto, come immaginavo. Allora vi lascio i vostri lavori, anche perché avete un lavoro da portare avanti. Non siete qui per fare amicizia, né per grattarvi le palle, o quello che avete in mezzo alle gambe, è indicata Tiana. Signora, Quindi. con tutto il rispetto, è vero, ci pagate, però se non torniamo vivi è anche inutile aver speso tutti questi soldi. E se il vostro sistema è stato hackerato, e in due lo confermiamo, e anche Adam lo confermerà, forse c'è un problema un po' più grave di qualche attrito nel gruppo. Ma di Signorina, per la missione tutto è sacrificabile. Prima viene la missione, sempre. Nessuno vi ha insegnato le buone maniere all'interno della vostra frontiera, immagino di no. Benvenuti alla missione Covenant 002. Tutto per la missione. È più importante pensare alle vostre tragedie emotive o cercare di rendere un pianeta abitabile per la sopravvivenza del genere umano? Signorina Tatiana. signorina Wayland, forse il problema è che non arriveremo neanche su quel pianeta. Ma questo lo leggerà dai rapporti quando saremo tutti morti nello spazio. Andiamo, proviamo ad arrivare sul pianeta. E mi dirigo verso la sala di A comando. proposito, Tatiana, riusciamo anche a far tornare l'ossigeno ai livelli respirabili, per Sarebbe favore? opportuno salutare quando una donna vi parla, Tatiana. Non vedo l'ora di incontrarla di persona una volta che la missione sarà portata a termine. E salutarla in prima persona. E faccio Con un una cenno con bella la testa. medaglia vicino al vostro petto, non vedo l'ora di darvela di persona. Buona continuazione e buon lavoro. Appena si interrompe la conversazione, e prima che Tatiana esca, dico: Tatiana, capisco, le tue osservazioni sono giustissime, ma ti lascio, anzi, faccio una piccola puntualizzazione. Questi della Wayland di soldi ne hanno fin sopra i capelli e la nostra missione è una trattante e non è probabilmente indispensabile. Perciò non credere che noi siamo non sacrificabili. Dobbiamo cavarcela da soli, dove è possibile. Suggerisco di continuare con il progetto che hai in mente perché è sicuramente quello corretto. Ed è vero, ci hanno hackerati, va bene, ma dobbiamo risolvere la situazione perché non avremo alcun tipo di aiuto da loro, ok? E guardo anche il collega Thomas. In realtà lui non ti guarda, sta guardando lo schermino e guarda se l'ossigeno è ancora al 97. Dopo che Adam finisce questa frase, come Thomas mi giro verso lo schermetto, come per vedere se è magicamente tornato normale o se continua a segnare un livello di ossigeno errato. Livello di ossigeno, date tutti, 90%. Io sorrido. Bene, stiamo morendo. E neanche troppo lentamente. L22, riproduci la registrazione, per favore. Permesso negato. Capitano. L22, per cortesia, riproduci. Acconsento. Sentite proprio un bip da parte delle pareti a destra e a sinistra. Vi chiedo a tutti quattro dadi stessi da tirare. Tatiana, sicuramente la donna che ti ha parlato non era della massima simpatia.
E sicuramente la situazione non è la più gradevole, considerato che ancora non sei andata nell'unica sala dove ti troveresti a tuo agio, la sala di pilotaggio. Le cose si mettono male e ancora devi sentire quella registrazione. Segreti. Cose che appaiono da nulla da dietro le pareti. Sei molto arrabbiata. Solitamente tu sai gestire la situazione in maniera impeccabile. Stavolta a causa dei tuoi compagni o a causa di un computer di bordo che ha mentito riguardante la trasmissione, facendo passare te come la pazza. C'è qualcosa che non quadra. Per quanto riguarda Thomas Higgins, tu riesci a gestire la tua rabbia, o comunque anche semplicemente la tua curiosità in questo momento. La cosa che ti preoccupa di più è l'ossigeno. Sei un medico, sai come funzionano queste cose. Adam, ti hai fatto un successo. Ti dirò soltanto una cosa. Tu sai cosa sta succedendo, probabilmente. Sai che la situazione non viene gestita bene dai tuoi compagni. Sai che quello che ci va più a perdere effettivamente sei tu. Tu rispetto agli altri hai una famiglia. Se questa missione va male, tu non rivedrai mai più tua moglie e tua figlia. Quindi il tuo dire probabilmente a Jade che la situazione andava bene era per non creare disagio nella frontiera, non per altro. Appunto per i tuoi punti fermi riesci a tenere per ora la situazione sotto controllo, pur avendo comunque una scarica di nervi fino a poco tempo prima. Noterai, Tatiana, che nel pad appare una specie di barra di caricamento per far andare, insomma, la trasmissione che le 22 deve mandare a voi. È al 50%, quindi devi aspettare al 100% per far sì che poi potiate udirla. Nel frattempo puoi parlare, esprimere il tuo stress. Tatiana, sto cercando di fare mente locale. Se esiste una specie di batteria del BIOS per l'IA, una specie di batteria da poter staccare e riattaccare in modo che si resetti o qualcosa del genere. Cerca di far mente locale sulle conoscenze che ha delle navi e dell'ingegneria navale che ha studiato. Nella cabina di pilotaggio sai che c'è un interruttore che puoi semplicemente spegnerlo e riaccenderlo, che riguarda in questo caso o la parte dei computer o la parte addirittura dell'ossigeno. Ovviamente sai che sollevare o declinare una manovella per il dispensio di ossigeno potrebbe essere pericoloso, ma sai che sono comunque all'interno della cabina questi interruttori. Mentre per l'ossigeno, come posso sistemarlo? Uno dei motivi per cui l'ossigeno può avere un problema di questo tipo probabilmente è per una perdita, solitamente. O c'è qualche cavo che è stato messo male, anche perché c'era un foro prima della parete. Quindi probabilmente c'è qualcosa che è andato storto. Il problema è, Tatiana, ma chi ha fatto un foro? Ma chi si permette a fare un foro nella tua nave? Vado verso il computer di bordo. Nella cabina di pilotaggio, immagino. Sì. Thomas Higgins. Bene, credo che farò parte delle cartelle di qualche mio collega. Sorrido verso il dottor Nelson. Se mi cercate, sono nella mia cabina. Per la registrazione credo che posso ascoltarla anche da là, vero L22? Certamente. Con permesso. Se c'è un portellone che fa swish, sentite swish. Quindi sono lì da solo? Sì. L22, trasmetti la comunicazione. Siamo, tra l'altro, siamo gli unici sulla nave. Sì. Ok. Per quel che ne sappiamo noi. Ovviamente. Trasmetti pure la comunicazione a tutti, su tutta la nave. Io, nel mentre mi sposto nella mia cabina. Acconsento. Effettivamente, dopo poco, il caricamento ha finito di caricare, effettivamente, cominciate a sentire parte di questa trasmissione. Che, diciamo, recuperare una trasmissione da parte di una nave non è così semplice per un computer di bordo. Ma cominciate a sentire delle voci e la registrazione. In particolare la voce di un uomo e di una donna che stanno litigando, probabilmente nella cabina di pilotaggio. Perché tu pilota sai i rumori che ci sono nella cabina di pilotaggio. Anche semplicemente il rumore che fa un manubrio da spostare. Fa proprio quel rumore, il hic, hic. Al che
La voce di una donna che dice: "Ma che cazzo sta succedendo? Ma che cazzo è questa cosa? Lasciami andare!" Nel frattempo l'uomo risponde: "Devi stare calma, cazzo. Non vedi, è una figlia di puttana, ci ha preso per il culo tutti." La donna continua: "Io lo sapevo che non potevo fidarmi di quel figlio di puttana. Adesso dobbiamo chiuderci in questa stanza, isolare l'ossigeno e far scoppiare la nave." What? 4 da distress l'uno. Per verificare quanto questa cosa vi manda in ansia o meno. Molto bene. Faccio una nota a Thomas Higgins. Strano, perché il pad che ti trovi davanti non ha all'interno quella cartella, qualcuno l'ha cancellata. Nel cestino c'è quel documento, ma non riesci più a recuperarlo. Ti faccio questo appunto. Come state? Dopo questa registrazione, Tatiana, tu hai avuto due successi. Tatiana è arrabbiata, incazzata, però la sua rabbia è un focus per essere ancora più decisa. Tatiana si siede nella postazione di comando, inizia ad armeggiare con i computer di bordo mentre la registrazione sta finendo. Bene, scopriamo subito che cazzo sta succedendo. Perdita di ossigeno, ce ne sono. Provo a cercare i livelli di ossigeno nella nave. E se vedo una stanza con meno ossigeno delle altre? Vedi che la stanza che effettivamente ha il grado di ossigeno elevato, ma in realtà non è un termine corretto, quello che rispecchia le norme, è proprio la sala di pilotaggio. Ogni sala ha un grado di ossigeno al 100%. L'unica che ha il grado più alto è proprio la tua, perché una volta che sei entrato, la porta si è richiusa, ossigeno perfetto. E una volta che sei entrato nella sala di pilotaggio, Tatiana, vedrai che hai delle comunicazioni che riguardano la nave che vi sta seguendo praticamente. Un po' come dei click per parlare effettivamente col pilota dell'altra nave, dei messaggi di aiuto. Non c'è scritto nulla, ma è un avviso. Tu sai che quando ti arrivano questi messaggi, qualcuno vuole mettersi in contatto con te solitamente. Tatiana guarda i messaggi di aiuto, ma si sporge anche per vedere dal vetro della sala di comando se la nave è visibile, se non è esplosa. Ok, Non è visibile la nave. controllo il radar, vedo se è esplosa. Nel radar è presente una navigazione, che è però molto distante da te, ma la vedi. Ragazzi, e trasmetto su tutti i canali. L22, trasmetti a tutti gli altri. La nave c'è ancora. Adam e Thomas, sentite il messaggio di Tatiana. Ma potrebbero essere loro quelli che hanno tentato di hackerare il sistema. Non lo so se sono stati loro, ma sicuramente proveniva da loro. Vero, L22? Ci hai detto così prima. Cosa ho detto? Che il segnale che ha hackerato la nostra navicella veniva dal loro sistema. L22, Proprio così. perché non hai detto la verità di fronte al nostro capo di lavoro? Ho detto la verità. No, hai detto che non sei stata hackerata, ma prima ci hai comunicato che sei stata hackerata. Per quale motivo? Credo che tu abbia una disfunzione mentale. L22 Io non. non ho detto che sono stata hackerata. Sì, ce l'hai detto. Credo che tu abbia visioni, devi andarti a fare una visita con Thomas Higgins. L22. Credo che la tua stabilità mentale possa mettere in rischio l'equipaggio. L22, non ti sto insultando, non prendere in giro la mia intelligenza. Forse non sei pronta per pilotare una nave di questo tipo, forse dovremmo far arrivare il pilota dell'altra Stacco nave. immediatamente, dopo questa frase, il pulsante dell'intelligenza artificiale. Volevi forse fregarmi? Dannata E bastarda. Master, io vorrei avviarmi verso la cabina di pilotaggio, Certo, ma vai questo pure. prima che Tatiana versi il caffè sulla Ah. console, così. Lo ripremo Quindi in maniera insistente. caro dottor Nelson, tu senti psh, la porta della cabina, psh, la porta della stanza delle comunicazioni.
toc 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 sulla porta della nave. La porta è aperta. Non solo te. Vi conviene tutti, L22, fallo sentire anche a Nelson. Prima mi stacchi l'interruttore, poi vuoi forse che io rispetti i tuoi ordini? Non capisci che qui comando io anche, Tatiana? Non sei il comandante. Non provare mai più ad andare contro i protocolli, altrimenti dovrò isolarti in una stanza. L22, non ti sto facendo un danno. Sto operando solo per portare a termine la missione e per cercare di salvarci tutti. Tu sei andata contro il protocollo. L22? Tatiana, io ho fatto un tiro per te per non interrompere il tuo ruolo. Chiaramente in questo momento la rabbia ti assale. Sì, io sono incazzata nera. E aggiungi un dado stress alla scheda. È solo perché è la nave che mi sto trattenendo. L22, vorrei avere un consulto psicologico con il pilota... Tatiana, privato, escluso dalle tue linee di ricezione per motivi legati ovviamente allo status di salute del paziente. Sei d'accordo? Concordo, ha bisogno di un aiuto psicologico molto importante. Io sapevo infatti che Tatiana Ivanov, prima di partire, ha dovuto fare una seduta psicologica con degli psicologi molto influenti nella sua frontiera. O sbaglio, Tatiana? Perché non hai detto il tuo passato ai tuoi colleghi di lavoro? È vero, e quali sono stati i risultati? Diglielo pure. Oh, credo positivi, immagino, ma secondo me non hanno funzionato. Questo lascialo giudicare a me, L22, dopo averci isolati dalle tue linee di comunicazione per motivi legati alla salute del mio paziente. Per favore. Per favore, accettato. E appena dice questo, lancio un calcio contro la nave. Porca puttana, Thomas, ti rendi conto? Allora, io entro, chiudo la porta alle spalle e ti faccio segno. Si chiude da sola. Perfetto. Alzo il dito e dico: nave di merda, mi senti? Io ti sento sempre. Lo sai che sono dentro di te. Questa voce la sento da fuori o da dentro? La sentite nella sala di pilotaggio. Ok. Come sta andando la missione? Vi state divertendo? Moltissimo, e le sarei grata se potessi svolgere il mio lavoro come richiesto. Certo, buon lavoro. Si interrompe. Beh, ora che questa nave di merda non ci sente, e guardo verso l'alto. Nessuna risposta? Mi auguro che questo trucco psicologico da 4 soldi abbia funzionato. È chiaro che la nave è stata hackerata e che tu hai ragione, Tatiana. So benissimo. Appena dici che hai ragione, Tatiana tira un altro cazzotto per terra su un punto dove sa che non può far danni alla nave strutturalmente. Funziona così anche con le persone, Tatiana. Devi dirgli quello che vogliono sentire. Funziona così anche con le corp quando ti mandano probabilmente in una missione suicida come questa. È chiaro che tutto ciò puzza, ma lo sapresti se mi avessi ascoltato prima. In ogni caso, tutto questo lo comunicheremo anche a Nelson, quando deciderà di calmarsi. E no, dobbiamo aspetta. Senza dubbio aspetta. Fare qualcosa. Thomas, guarda questo. Prendo fuori la chiavetta che avevo nei miei abiti e la metto dentro il computer di bordo. Siamo isolati, no? Siamo sicuri? No, non siamo sicuri. Higgins, riflessione. Devi parlare col master. Tatiana ha una chiavetta. Al nulla esce una chiavetta, un'informazione. Non si possono avere dei materiali privati in una navicella. Vabbè, sai sì. Che lei comunque ha un temperamento particolare, già la conoscevi. Sì che si può, master, perché qualcun altro ce li ha. Comunque... diciamo che i segreti li avete tutti. Forse uno dei motivi per cui non dovrei tirare un dado stress è proprio per quello. Non sei l'unico che ha qualcosa di importante. Volevi essere l'unico, ma non lo sei. Ok, e quindi guarda la chiavetta quasi gelosamente. Cos'altro hai nascosto, Tatiana? Retorica, dimmi pure cosa c'è in quella chiavetta. Adesso lo vedremo assieme. Non lo so neanch'io cosa c'è dentro.
e l'attacco al PC. Tatiana via quello che c'è dentro la chiavetta. Quando la vi, ciò che risuona nelle pareti della sala di pilotaggio, che è stata un po' adesso è la protagonista di questi avvenimenti, considerato che avete escluso le altre stanze, se non erro, correggetemi in caso, è un suono gutturale, non si riesce a capire, sicuramente non è umano, non è un suono che avete mai udito, ma è talmente strano che non riuscite a ricollegarlo a nessun altro, a nessun'altra cosa. E dopo delle parole di una donna, una ragazza, dalla voce potrebbe essere molto giovane, che dice: abbiamo trovato qualcosa di davvero inaspettato. Questa missione è stata compromessa. Presenze aliene all'interno del pianeta L22. Io comunico le ultime notizie. Adesso probabilmente morirò. Sono stanca. Sono persa. Non riesco più a camminare. Lo sento dentro, è dentro di me. Sta per uscire, lo sento. Ho visto dei miei compagni. Avevano qualcosa che è uscito fuori dallo stomaco, ma non riesco proprio. E adesso lo sento, sta uscendo. E l'ultima cosa che udite è quello che potrebbe sembrarvi il classico vomito di una persona. Una persona che sta vomitando qualcos'altro. E delle lacrime che si spengono con lo zzzz ininterrotto di una registrazione che ha finito il suo lavoro. Tolgo subito la chiavetta e la lancio verso Thomas. Mi scivola e cade per terra. Questa a me non serve più. Tienila tu. La infilo in un taschino del camice che mi sono messo nell'altra stanza. Bene, credo che il nostro consulto psichiatrico sia terminato. No, non è terminato, Thomas. È solo iniziato. Ascoltami un attimo. Siamo noi tre contro qualcosa di più grosso di noi. E non siamo ancora arrivati a quello. C'è qualcosa dentro questa nave che non torna, ok? Come lo affrontiamo? E poi come affronteremo quello? Devi sapere che se questa nave ci sta ascoltando, qualunque cosa possiamo dire sarà usata contro di noi, e quindi qualunque cosa possiamo dire in questo momento non avrebbe senso, a meno che non fosse diverso da quello che intendiamo. E alzo le sopracciglia e sposto gli occhiali muovendo il naso. Chiaramente per un computer molto sofisticato questo è complicato quanto lo è per te, ma tu sei un essere umano, sicuramente puoi intendere meglio di lui. Almeno lo spero. Se no non saprà mai se sto dicendo la verità. Vero LV? Posso tornare operativa? Adam, tu sei nella tua stanza. Sì. Esamini i tuoi campioncini, sono circa una cinquantina. Tu sei molto parsimonioso delle cose che ti appartengono. La scienza è nelle tue mani. Tu sei la scienza, l'unico uomo di scienza, e li conti uno per uno. Sono 47. 3 mancano. Manca il campioncino di una pianta vegetale. Manca un esemplare di ragno, un ragno violino. E manca un seme. Il seme di una pianta che non c'era scritto e tu ti ricordi che non hai usato tutte le etichette, ma era l'esemplare di un fungo. Non ti ricordi esattamente che tipo di fungo fosse. Casualmente manca proprio quel fungo dove tu non hai messo l'etichetta. Non ti faccio Ok. chiaramente neanche tirare per queste cose perché è un successo automatico. Sì, no, ma va bene. L22. Hai le registrazioni della sala dove ci siamo risvegliati. Voglio vedere chi ha manomesso le pareti. La sala è isolata nella stanza di Adam Nelson, quindi Tatiana e Thomas non udirete questa conversazione. Posso mostrarti le registrazioni, ma posso dirti che c'è stata una manomissione. Trasmetti comunque. In questo momento ho un problema. Riesco a trasmettertele tra qualche ora. Capisco. Quindi confermi che qualcuno è salito a bordo.
Confermo. Ho capito. C'è... Per il momento... Per il momento... Va bene così. Grazie. Una domanda. Posso? Certamente. Stai svolgendo il tuo lavoro? Certamente. Sto cercando di raggiungere quel pianeta. È chiaro. Nel caso in cui il pilota non sia degno di portare questa nave, basta semplicemente espellerlo e portare un nuovo pilota. Sì. Chi altri può essere nei paraggi? Chi altri può sostituire Tatiana? Nessuno L22. Io posso. Vedremo. Spero che questo non sia necessario. Tutto questo solo per il bene della missione. Dovrò comunicarlo anche a Thomas Higgins. Fai quello che ritieni opportuno, L22. Io sono opportuna. Buon lavoro. Perfetto. Domanda. Adam, tu torni, cioè esci dalla camera e vai nella direzione della sala di pilotaggio? No, sto d'accordo. Analizzare bene i miei campioni, a fare un po' di valutazioni su quello che manca, quello che c'è, quello che manca. Vado avanti. Perfetto. Adesso scusate, una piccola riflessione estemporanea. Che cazzo porta un ragno violino su un'astronave? Io. Mi servono per calmare lo stress, ok? C'è chi porta anche dei romanzi per questo, signor Thomas. Sì, sì, ma la lettura uccide meno del veleno dei ragni, ecco. Torniamo a Tatiana e a Thomas Higgins, che hanno appena udito una registrazione piuttosto macabra su quello che è successo, possibilmente, nel pianeta Prometheus. Una registrazione che parla di una donna che era in preda a una visione, era in preda forse alla morte, quindi stava semplicemente registrando un messaggio di qualcosa che ha visto ma non è successo. Oppure è successo? Complottismo? Paura? Voglia di morire? Voglia di sopravvivere? È sopravvissuta alla fine questa donna? È stato comunicato nelle frontiere che la nave che è stata mandata, anzi la nave che si chiama Prometheus, che andava verso L22, non è mai tornata indietro. Quindi sentire una registrazione che proviene direttamente da quella missione sicuramente vi fa molto strano, specialmente a te, Tatiana. Sapevi che questa missione aveva una grande pretesa, quella di Prometheus. Hai appena sentito la registrazione di un superstite che ti ha dato il tuo caro amico. Eppure... Per quanto riguarda Higgins, hai sempre pensato che ci fosse qualcosa di strano, sempre. Questa volta non è detto che questa sia la prova, tu cerchi sempre di dare una spiegazione a tutto. Ma questo è un affare grosso, Thomas. Che non cazzo sta succedendo? Può essere che sia scritto qualcosa del genere in una mia recente lettura? Assolutamente sì, proprio quella. E allora mi giro verso Tatiana e guardo lo spazio. Ti piace leggere, Tatiana? Ma leggo... Leggo letture che... non ti interesserebbero mai. Bene, allora io credo che da adesso in poi, visto che ci siamo chiariti, non contraddirai più e faccio un occhiolino. LV-22, perché è un ottimo strumento di navigazione, e che leggerai assolutamente il libro che io ho deciso di prestarti in amicizia, perché all'interno c'è molto più di quello che pensi, e ti faccio un altro occhiolino, abbassandomi, se tu non mi stai guardando. Se servirà ad aiutare l'evidente stress che L22 ha riscontrato dentro di me, assolutamente. Vedi? Funzionalissima nave, abbiamo risolto il nostro problema. E sorrido in modo molto falso verso un angolo così e un altro. Indefinito. Sì, perché non so da dove cazzo mi vede. Bene. Questa è l'unica stanza della nave con un livello di ossigeno normale.
ricordatelo. È possibile rintracciare la fonte, secondo te? Prova a guardare gli strumenti di bordo. L'ossigeno nelle altre stanze è tutto più basso, vero? Sì. Ce n'è uno in cui è più basso delle altre? No. Sono tutte al 90%, tranne la sala di pilotaggio che è al 100%. No, è impossibile capire perché. Non sembra esserci una perdita, comunque. I livelli di ossigeno sono costanti all'interno del serbatoio di ossigeno, però semplicemente alcune stanze, ovvero tutte tranne questa, hanno meno ossigeno. Forse sarà il caso di convocare il dottor Nelson. Posso avere una comunicazione con la sua stanza? Ma io sto già tornando. Nel senso che se tu hai questa la tua intenzione, io in realtà mi stavo già muovendo verso la sala di pilotaggio e nel frattempo sto anche cercando di capire se questi tre oggetti che mancano, questi tre vetrini che sono stati manomessi, hanno una correlazione tra loro o se sono casuali. Ti sembra un'apparenza completamente casuali. Okay. Un ragno, un fungo, una piantina. Va bene, non c'è problema, era giusto per sapere se mi veniva in mente qualcosa. Poi arrivo nella sala. Allora quando tu entri, vado a prendere una piccola cosa e nel frattempo voi fate i bravi qua dentro, d'accordo? Un attimo, Thomas, volevo comunicarvi che ho avuto modo di appurare che mi mancano dei campioni che mi hanno portato dalla Terra. E questo significa solo una cosa. Sulla nave c'era qualcuno mentre eravamo in stato di sopore. Merda. Quindi, Tatiana, bisogna intervenire per raggiungere questo pianeta il più presto possibile e incolumi. L'armeria è sull'altra nave, vero? No, è in questa nave. In questa. Dove c'è il tavolo delle conversazioni, lo chiamiamo così, davanti ci sono le vostre stanze e sulla destra c'è la stanzetta dell'armeria. Capitano, suggerisco che lei vada a cercare un'arma e suggerirei che i movimenti da adesso in poi al di fuori di questa stanza non siano in solitaria. Altra cosa, Capitano Adam, questa è l'unica stanza con livello di ossigeno normale. È alquanto anomalo che sia solo questa. E mi guardo leggermente attorno. Certo, probabilmente è anche opportuno portare qui qualunque cosa possa servire per sopravvivere. Vado. Mentre dicevi questo io ero già uscito. E io mi alzo e inizio ad accarezzare le pareti, mentre Adam immagino che esca anche lui, e provo a cercare se c'è un punto in cui un pannello mi sembra scostato o dove ci si può nascondere. Tatiana, accarezzi le pareti, senti che i pannelli effettivamente non sono incastrati, come se qualcuno li avesse già spostati. Senti che sono fragili e lo percepisci, sei una professoressa delle cabine di pilotaggio. Quale pilota sposterebbe mai una cosa del genere? Effettivamente lo senti con le punte delle dita. Mi avvicino verso il pannello che sento più scostato degli altri, se ce ne sono diversi, e cerco di spostarlo leggermente. Nel momento in cui lo sposti, quello che hai davanti è la classica tubatura che ci sono all'interno di una navicella. Le tubature però sono messe sulla destra, come se quel cazzo di vuoto all'interno della nave fosse un passaggio per nascondersi. Anche perché c'è lo spazio esatto per far entrare un essere umano. Forse è un nascondiglio di un qualche pilota? Infatti, Tatiana, noterai che sulla sinistra sono proprio nascosti. Ci sono due ciondoli. Questi ciondoli, lo noti subito,
Sono ciondoli argento, solitamente vengono dati ai piloti che riescono a fare una missione molto importante, però c'è una scritta: Wayland Corp. Quindi questo vuol dire che qualcuno c'è stato lì dentro, si è nascosto da qualcosa, da qualcuno. Ma noi che nave siamo? C'è un... A chi lo chiedi? Sì, Me lo chiedo a me stesso, c'è un pannello che indica in quale nave si è? Qualcosa che certifica la nave? Un nome? sai che c'è un trucco tra i piloti e tu lo sai. Solitamente spostando la sedia, dove solitamente tu appunto ti adagi per poi guidare la tua nave, c'è un pannello di sotto che puoi spostarlo perché solitamente il vero nome della nave viene segnato proprio lì sotto, viene inciso da colui che ha creato, quindi l'ingegnere che ha creato effettivamente la nave. Allora, subito, senza neanche richiudere il pannello, vado a controllare l'incisione. Se sono sulla nave giusta o se è successo qualcosa mentre dormivamo. Sposti la sedia, sposti il piccolo incasellamento e c'è proprio una scritta che è invasa da un colore rosso, rosso fuoco, rosso sangue. Ma c'è anche puzza lì sotto, lo senti? Prometheus. E non Prometheus 2. Tatiana si alza sconvolta e rimane paralizzata. Tatiana, io faccio dei tiri per te. Un dado stress da aggiungere alla scheda. Tatiana, il punto è che tu sai le sorti che ha avuto Prometheus. Non è mai tornato alla navicella, eppure ci stai sopra. Qualcuno è morto lì sotto. Quella nave è stata vittima di uccisioni, morte, scoperte, vendetta. Forme aliene, probabilmente. Sì, che è tornata. La stai guidando proprio tu. Panico, terrore, voglia di evadere. Chi ha creato tutto questo? Quale pazzo darebbe in mano a dei giovani come voi? Perché alla fin dei conti siete dei giovani rispetto a chi ha guidato Prometheus, una nave del genere. Quanti segreti. Adesso. Il tuo battito cardiaco comincia ad accelerare. Hai ansia, sudore tra la tua pelle. Non sentivi questa sensazione da molto tempo. Quasi ti piace. Finalmente un po' di adrenalina, Tatiana. Cazzo, sto guidando Prometheus! Ma anche la paura. Rimetto subito in piedi la sedia, anzi, la lascio lì dov'è. Mi metto in piedi di fronte ai comandi della nave e cambio la rotta. Provo a cambiare la rotta. Se solo non ci fosse un computer. Ho bisogno di consensi per effettuare questo comando. Dietro di te, Tatiana, mentre è successo tutto questo casino, entra nella stanza di pilotaggio il nostro signor dottore Adam Nelson. Adam, vedi una Tatiana sconvolta, ha gli occhi sbarrati. Io vedi che sono carico di armi, cioè nel senso che ho preso quel che avevo e sto imbracciando proprio un fucile. E ti giri e sono un po', rimango colpito perché noto il Adam, tuo sguardo. guardala, l'incisione dietro questa sedia. L'incisione indica in quale nave siamo. Non siamo sulla Prometheus 2, siamo sulla Prometheus originale, quella del pianeta, quella che non è mai tornata. Mi chino per guardare anch'io, perché inizialmente non mi sembra neanche una cosa possibile quello che dice, magari è Per preso da te, altro. Adam, è una leggenda questa cosa, cioè per te è impossibile una roba del genere, anche vedere la scritta non ti cambia la visione, effettivamente. Mi chino, guardo, dico, Tatiana, cosa intendi dire? E soprattutto sei sicuro che questa scritta sia autentica?
E ti indico il pannello scostato nel muro. Là ci sono due medagliette attaccate alle tubature della Wayland. Due medagliette che non appartengono a nessuno di noi. Di qualcuno che era qui, prima di noi. Qualcuno ci ha messo qui. E non ho la più pallida cazzo di idea del perché. Io rimango interdetto a guardarti e vedi una specie di confusione negli occhi. Ascoltami, Adam. Ascoltami. Tu non lo sai. Io ho fatto sentire una cosa. E abbasso la voce. E mi avvicino a te, al tuo orecchio. Ho fatto sentire una cosa, Thomas. Le registrazioni di una donna che è morta su Prometheus. Una donna che testimonia l'esistenza di qualcosa. Di cui non sappiamo che cazzo sia. L'ho Hai questa registrazione? data a Thomas. E Thomas, dov'è ora? Se il master è d'accordo, sto rientrando. Hai fatto quello che mi hai detto. Ho in mano un libro con la copertina e il retro strappati, che ho accuratamente infilato sotto il materasso del letto, e te lo porgo. Anzi, non te lo porgo, guardo la sedia ribaltata o spostata. E vedi io che mi scosto dall'orecchio di Adam con gli occhi sgranati e che indico la sedia. Thomas, Thomas, leggi cosa c'è scritto su quella sedia. Vieni a leggerlo con i tuoi Guardo occhi. giù. Io vedete che mollo le armi, ve le lascio lì. Intanto ho trovato queste. Vado a controllare. No, Adam, tu rimani qua. Rimani un attimo. A controllare si va assieme, da adesso in poi. E domanda al master, nel libro parlano della Prometheus, immagino. Certo. E io l'ho letto il pezzo che parla della Prometheus. Sì. Beh, allora, perché non approfittare di questa gradevole compagnia e leggere questo pezzetto? Lo apro e lo oriento in modo molto complottistico, quindi in modo che non lo veda nessuno a parte noi tre stretti. E gli leggo il pezzo che parla di quello che si vocifera sia la bestia. Vai, Thomas, improvvisa. Allora, per un attimo la sua voce riempie leggermente le vostre orecchie, ma poi si trasforma in quelle dello scrittore. Perché nonostante quello che tutti dicono di quello che ho visto, io so cosa ho visto ed era una bestia enorme, rapida, un predatore perfetto, nulla, nessuno poteva fermarlo ed era piccolo all'inizio, incredibile come la scienza descriva l'evoluzione in miliardi di anni. Possa essere successo in poche ore. Nessuno mi ha creduto. Nessuno, ma io l'ho visto uscire da quel petto. Quella donna piangeva. Piangeva. E la voce torna quella di Higgins. Piangeva, sì, però dovete vedere le risate che hanno aggiunto alzando gli occhi dal libro al programma televisivo, come se fosse una soap opera del vecchio mondo. Thomas, smettila! Smettila! Che stai cercando di fare? Sto cercando di raccontare, e torno al volume normale di voce, una storia divertente che Tatiana potrebbe trovare utile sullo stress psicologico, ovviamente, in Signor presenza. Thomas Higgins, non sono previsti nei moduli né leggere ad alta voce libri che portano fuori dalla missione. Per quello li ho letti a bassa voce, L22. Io ho sentito e i compagni hanno sentito. Era una battuta. Non capisco cosa vuol dire battuta. È parte della missione, ma è secretato. A proposito, ricordaci la missione, precisamente cosa comporta in questa fase? Mi stai prendendo in giro? No.
No, 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 voglio essere sicuro di non star deviando dalla missione con il mio referto psicologico e sventolo il libro. La missione è arrivare sani e salvi direttamente nel pianeta, colonizzarlo. Verificare che tutti i parametri sono nella norma. Del pianeta, ovviamente. Non gradisco battute che mi riguardano, non le capisco, non sono stata programmata per questo, Thomas Higgins. Bene, bene, molto bene. Quindi, tra quanto arriviamo? Adam, cerchiamo di capire dove siamo destinati, perché sicuramente questa nave sta andando da qualche parte. E intanto guardo dove sta andando dai computer di bordo. Esatto, Tatiana. Cerchiamo di capire la rotta. È importante. Effettivamente diretta verso Origa 6. Forse il computer di bordo ha fatto un errore. Mancano poche ore per l'arrivo. Ma Prometheus non veniva da lì? No, da cioè... L22. Quindi L22 fino a qua, fino a Prometheus. L22 è il nome del computer di bordo, ma L22 è il pianeta verso dove si stava dirigendo l'astronave Prometheus. Quindi noi siamo su Prometheus? Sulla nave Prometheus, sì, che va verso il pianeta Oryx 6 col nome di L22, il pianeta da quale viene la nave Prometheus. Tatiana si mette, mentre gli correggi questa cosa, si mette una mano sulla fronte. Non ha senso. Perché ci stanno facendo fare una cosa del genere? L'obiettivo sicuramente non sarà la terraformazione. C'è qualcosa dietro. Noi dobbiamo solo verificare i parametri del pianeta, come la nostra eccellentissima macchina ci ha appena comunicato. Noi siamo carne da macello. Non è possibile, Tatiana. Che senso avrebbe? Io sono qui per questo. Devo analizzare i campioni di terreno. C'è un motivo, a tal proposito, per cui stiamo andando là, ma non è quello che ci hanno detto. Tatiana, su, non ricadiamo in queste pacchiane fantasie, ti faccio l'occhiolino. Hai ragione. Dovrei fare un consulto psicologico anche al dottor Nelson in privato, con le stesse modalità appena affrontate. Se sei d'accordo, L22. Accordato. Io nel frattempo vedi che ho ancora tutte le armi dell'astronave addosso, o quasi, e sono abbastanza nervosetto. Beh, dottor Nelson, ti farà piacere sapere che siamo tutti d'accordo sul fatto che la nave ha qualche problema. E poi guardo verso in alto e dico, sempre che questa nave di merda non ci stia ancora ascoltando. Se no, è un'ottima nave, va tutto bene. Thomas Higgins. Non ti avevo chiesto di silenziare la stanza mentre procedevo al consulto psicologico L22. Tu mi ancora non stai partendo col tuo lavoro. Finché non partire ad effettuare effettivamente il consulto psicologico, io rimarrò attiva. Qualunque offesa nei miei confronti verrà comunicata direttamente alla tua frontiera. Grazie. Inoltre, e vedi che ho la punta e ti sto puntando una specie di mitra, perché comunque, per quanto io sia uno scienziato, sono bello grosso. Mm-hmm. Quindi ce la faccio a tenere. Thomas, so per certo che qualcuno ha manomesso la stanza dove ci siamo svegliati e che questo è stato ripreso. Qualcuno ha manomesso la stanza dove ci siamo svegliati, ma non lo capisci? Sì. No, non ha capito, non Tatiana. Non l'ha ancora capito. Adesso inizieremo il consulto e gentilmente il computer si estrometterà dalle comunicazioni per la privacy che ricorre tra paziente e dottore. Giusto, LV? Cominciamo. Per esempio, raccontami, e ti faccio l'occhiolino mentre mi stai puntando un cazzo di mitra addosso. Come mai ritieni idoneo puntarmi il mitra? Per il semplice motivo che io qui non sto capendo bene la situazione e non ci trovo niente da ridere. E vi dico, e tra l'altro, prima che aggiungiate qualcos'altro, caro Thomas, L22
ha registrato quello che è accaduto ai miei campioni e quello che è accaduto nella stanza, e me lo trasmetterà tra qualche ora in privato. E visto che tu ti sei svegliato prima di noi, tu non sei in una buona situazione. No, non lo sono, hai ragione. Soprattutto se smetti di puntarmi quel coso addosso, di certo non verrò a fare cazzotti con te. Devi sentire questo. Tiro fuori la chiavetta. Adam, hai presente gli acquari? Io ne ho uno che ho lasciato al mio vicino di casa prima di partire e che non rivedrò mai più, probabilmente. Dentro c'era un pesce rosso. Per cambiare l'acqua, travasavo l'acqua col pesce rosso in un bicchiere. Cambiavo l'acqua dell'acquario e poi rimettevo il pesce dentro l'acquario. Ora, lui di sicuro non si accorgeva di niente, vero Tatiana? No, specialmente se invece di travasarlo in un altro bicchiere, lo travasavo in un altro acquario. L'acquario 1 era l'acquario 02, l'acquario 2 era l'acquario e basta. Con tanto di campioncini. Ora, se dietro quella sedia non c'è uno 02, è perché l'ingegnere che ha messo quella firma ha firmato questa nave come la nave originale, dalla quale noi non siamo partiti coscienti. Vedi che tiro un grosso sospiro, abbasso il mitra, me lo tolgo e lo butto più per terra, e anche le altre armi. Piano, le corporazioni già tanto se le fanno funzionare quelle cose, se poi le sbatti. Sì, anche perché non sappiamo cosa c'è qui intorno ancora. Siccome quello che ti farà vedere a breve il nostro collega Thomas è alienante, io mi prendo intanto una di queste e raccolgo una mitraglietta. Io ti passo la chiavetta e nel frattempo mi stringo a fianco al dottore e lo abbraccio, invadendo il suo spazio personale, quindi probabilmente mettendolo molto a disagio e avvicinando la bocca all'orecchio. La nave è compromessa e non puoi contraddirla, se no quella apre gli airlock, hai capito? Hai finito il tuo colloquio di lavoro, Thomas? No. Higgins, stiamo facendo una tecnica che si chiama sussurro prenatale. Ti ringrazierei se non ficcassi nuovamente il naso finché non ti interpello. Forse dovrei attuare quella che è la tecnica di decontaminazione della stanza? No, non credo. Allora io credo che tu dovresti forse rispettarmi. Potete notare adesso l'accento russo che ha questa intelligenza artificiale, effettivamente. Non è così tanto computerizzata alla fine, perché delle volte ha un accento particolare. Adesso ci fate molto più caso rispetto a prima. E Thomas sta parlando ancora verso di te, perché dice il tuo nome. Higgins, Thomas. Anche se ho dato il permesso di farti fare il tuo lavoro, questo non implica che devi mancare di rispetto proprio a me. Ti pregherei quindi di parlarmi in termini professionali e di lavoro. Tu non stai facendo il tuo lavoro. Ti ricordo che tu sei stato quello che ha detto a me di isolare a tutti le conversazioni. Forse c'è qualcosa di strano che tu nascondi e che nei miei sistemi non è registrato? È proprio così. L22, cortesemente, riesci a vedere che cosa c'è scritto là sotto i pannelli? Non ho capito. Chiedo se sei in grado di leggere la scritta che c'è nei pannelli. C'è scritto Prometheus. Va bene, grazie. Non credo come questo possa farvi addirittura parlare di una cosa così stupida, Tatiana. Tu hai bisogno di farti vedere da qualcuno. È vero. Hai perfettamente ragione. Sei una ragazzina priva di professionalità.
e le tue cose che hai fatto con le altre astronavi che io ricordo registrato nei database sono cose assurde, prive di qualunque professionalità. Oppure forse vuoi smentire una macchina come me? L22, sei sicuramente più intelligente di me. Hai ragione. Quello sicuro, sono fatta apposta per essere super intelligente, più di un essere umano medio come te. C'è un modo di contattare il precedente capitano di questa nave? Cosa vuoi dirmi? Niente, voglio semplicemente sapere se c'è un modo di contattare il precedente capitano di questa nave. Nella tua spalla sinistra adesso avverti un contatto umano. È Thomas che ti sta toccando, è corretto Thomas? Sì, però molto lievemente. È quel contatto umano che ti porta effettivamente a non dover sforzarti per mantenere la calma. È proprio quel contatto umano che ti porta fuori di testa, Tatiana. Nessuno deve toccarti. Tu sai padroneggiare la situazione al di là degli altri. Allontano la mano dalla spalla e continuo. Perché ho trovato un effetto personale vicino al terminale di bordo. E sì. Vorrei sapere chi era il precedente capitano per segnalarlo. Puoi per favore dare questi oggetti a qualcuno e verificare per favore il nome? A qualcuno intendo scannerizzare oggetti. Non posso credere soltanto la tua di parola. Sarà fatto sicuramente tra i miei task futuri. Grazie. Se vuoi, Tatiana, posso farlo io. Sì, e vedi che mi avvicino verso le tubature. Allungo la mano al loro interno, strappo qualcosa, mi avvicino verso di te e ti allungo due medagliette della Wayland Corporation. C'è un numero identificativo, non c'è il nome e cognome, quindi sai che in base al numero identificativo poi il database vi ricondurrà direttamente al nome. L22, siamo partiti con il passo sbagliato. E credo di aver sbagliato davvero tanto nei tuoi confronti e nei confronti di questa missione e del suo equipaggio. Quindi gradirei, e deglutisco mentre lo dico, digrignando leggermente i denti, chiederti scusa e cercare di ripartire nel modo giusto. Non conosco sentimenti di compassione o perdono. Siamo qui per lavorare. Concordo, c'è un modo per farti riconoscere la mia integerrima disponibilità a portare a termine questo lavoro? Non capisco. Non puoi perdonarmi perché perdonare è una cosa umana. C'è un modo per dimostrarti che tengo davvero a questo lavoro. Lavora. Sarà fatto. Porta avanti la missione. La missione prima di tutto. Via, sistemo il sedile del pilota, mi siedo e mi rimetto al terminale fissandolo. Ti passo la chiavetta, anzi te la infilo nel taschino e dico: beh, quindi quando ti senti solo sentiti libero di ascoltarlo. È una bella canzone. Lo farò esattamente adesso. E no, faccio quando per sei, quando sei più da solo. Appunto. E quindi faccio per uscire dalla stanza. Porta un arma. Hai ragione. E ne mi chino e ne prendo una. E esco. Vado verso la mia stanza. Io sto qui, mi piace l'aria con un ossigeno sopra il 90%. Tatiana, tu ti siedi chiaramente nella tua postazione. Tu, Thomas Higgins, ti siedi nell'altra postazione, dove è come se fossi il vice, praticamente pilota. Vedete lo schermo che avete davanti a voi, nonché l'abisso dello spazio. Lo spazio è qualcosa che tu, Thomas Higgins, non hai visto tante volte. L'hai visto sempre nella tua cabina a fare i tuoi esperimenti, a parlare con la persona, ma è la prima volta che sei in una stanza di pilotaggio. E sei con una donna che hai già conosciuto, l'hai già vista. E stai condividendo con lei tutte queste emozioni.
cazzo, spero che il tuo pesce rosso sia in mani migliori delle nostre. Come va l'ossigeno? Non ho mai avuto un pesce rosso. Guardo l'ossigeno. 50%. In questa stanza? Sì. Stiamo morendo, Thomas. Ok, io ho sentito dire che in alcune navi dove c'era una perdita bastava spegnere la gravità, utilizzare un fluido con una viscosità ideale allo spostamento e osservare dove si muoveva per localizzare il buco nello scafo o nelle tubazioni. Se secondo te può aiutarci a non morire? No, suggerisco... perché questo è un assassinio, Thomas. Non è una perdita. Non credo. Non credo. Costa un sacco di soldi una nave. Anzi, quanto è costata L22 questa nave? Sono curioso. Innanzitutto vi chiedo 6 dadi stress per Tatiana e Thomas. Thomas Higgins. Scusa. Ed è una one shot, ragazzi. Thomas, detto. Aggiungisi 3 dadi stress. Adesso la situazione cambia, Thomas. Il cuore comincia a battere tremendamente nel tuo petto. Ansia, non hai il controllo della situazione. Chi ha dato questo comando? Sapete entrambi che è un comando di una potenza politica fuori controllo. Soltanto il pilota in teoria poteva dare un comando del genere. Eppure il pilota non l'ha dato. Entrambi in quella stanza. Thomas, tu hai quel libro tra le mani. Un libro che parla di tutto quello che probabilmente è vero che non hai vissuto, ma l'hai vissuto nella tua mente. L'hai letto quel libro, l'hai divorato. Tutto adesso potrebbe quasi avere senso. Ansia, timore. Potrebbe quasi averti un infarto. Sei un medico, sai come funziona. Il braccio sinistro comincia a tremolare. Ti vibra. È come se qualcuno ti desse un colpo di frusta dietro la schiena, proprio. Per quanto riguarda Tatiana, il successo in questo caso si annulla col dado stress, purtroppo. Tatiana, tu non hai le reazioni fisiche che sta avendo Higgins. Hai semplicemente quel sudore di cui accennavo prima che comincia ancora a divorarti la pelle, a scavare nella tua pelle. Si trova così bene questo liquido nella tua pelle che vuole scivolare ancora. C'è solo una cosa che passa per la testa di Tatiana Ivanov in questo momento. Non morirò da sola. E Tatiana si alza con la sua mitraglietta e va verso la sala motori. Dove vai? Non ha la forza neanche di chiedertelo in modo sensato. Ti lascia andare. Thomas, pensa alle tue cose più care e lasciami fare. Higgins, tu sai com'è Tatiana. Non puoi lasciarle fare quello che vuole. È una ragazzina in queste situazioni. Nelson, tutti i tuoi comandi sono stati ricevuti, ovviamente, perché sai, rispondono soltanto al padrone. L22 ti dice soltanto una frase. Ricordo Adam Nelson, per qualsiasi motivo riguardante espellere persone, espellere se stessi, ci sono le celle. Detto ciò, congedo. Trasmettimi la situazione sulla nave. Trasmetterò direttamente di cosa stanno parlando i tuoi colleghi. Ah, no, quelli che non sono colleghi. Ha, ha, ha. Sono un pericolo per la missione. Sono d'accordo. Adesso sentirai tutto quello che succede nelle altre stanze in maniera molto più amplificata. Allora, chiaramente, dico di bloccare tutte le porte. Allora, dobbiamo specificare. Quindi tu stai bloccando la tua, chiaramente. La prima. Però effettivamente non avevo bloccato le altre. Beh, sì, la loro probabilmente, anche perché sennò non ha mica senso. Ok, loro già sono usciti, quindi la cabina di pilotaggio non si può bloccare adesso.
Siamo in ritardo di un'azione, purtroppo. Ci sta, sono stato scemo io. A questo punto faccio la stessa operazione, ma con tutte le stanze, tranne la mia. D'accordo. Higgins e Ivanov. Tatiana, quando esci dalla stanza di pilotaggio, la porta dietro di te si chiude. Senti proprio un clic. La porta è definitivamente chiusa. Tutte le altre stanze che hai davanti sono tutte chiuse, sigillate. Stai andando verso l'armeria, perché solitamente l'interruttore di bordo, chiamiamolo così, si trova proprio in quella stanza chiusa. Ti metti davanti, riconoscimento facciale, numero identificativo, non funziona, non si apre. Però so che i pannelli sono scostabili. Certo, sì. Quello che voglio fare è andare verso la sala motori, la porta che porta alla sala motori, e scostare il pannello e cercare un modo alternativo di entrare dentro la sala motori. Higgins? Higgins invece per la prima volta inizia a guardare con attenzione quello che ha intorno. Basandosi sui racconti del libro, cerca indizi, segni, teorie del complotto che possano essere ravvivate anche con ombre di prove. Quindi io non sto cercando cose vere probabilmente, ma sto cercando qualcosa. Faccio un tiro per Tatiana e per Higgins. Higgins, sai che come in tutti i libri che si rispetti, non a caso anche questo, una delle cose che può salvarti la vita è proprio nelle scialuppe di salvataggio, chiamiamole così. Quella stanza, in realtà, sai che è accessibile a tutti, con un certo numero identificativo. Un numero che tu effettivamente, avendo letto il Deplian di Tatiana, sai che solitamente è il numero dei piloti. Quello, per quanto possono essere bloccate le stanze, è un accesso sicuro. E sai perché? Perché quel numero è scritto nel libro che tu hai letto, perché quel libro parla di Prometheus. Il numero che ha sbloccato Prometheus è 620. Facendo un collegamento da quello che ti ha detto Tatiana, il libro e tutto, forse quel numero sbloccherà la stanza. Se il libro parla di cose davvero avvenute, ovviamente. Allora dico, Tatiana, due cose. La prima, ricorda che la scialuppa di salvataggio si attiva premendo anche il tasto fuori e che non puoi entrare e chiuderti dentro. Questo ricordalo bene. E il secondo, la seconda cosa, prova 620 sul tastierino. Tatiana ti guarda e annuisce. Pensa di aver capito il perché sai queste informazioni e capisce che quel numero non è il suo numero, che è 777. Digita 620 e aspetta l'esito della porta della sala motori, che si apra. Si apre. Vai alla scialuppa. No, io te lo sto dicendo perché nella Delta 2 qualcuno si è chiuso nella scialuppa ed è morto di fame lì dentro. Ricordati che per usarla va premuto il tasto di fuori. Cerchiamo il serbatoio dell'ossigeno. Hai un'altra di quelle pistole? Sì. Mi tiro sulle maniche, mi tocco i vestiti sempre più a disagio e impugno la pistola. Questi cosi hanno una sicura, no? Dammi qua, te la tolgo. Ascolta, c'era qualcosa nell'aria. Rispondimi, sii onesto. Aria? Cosa intendi? Nell'ossigeno della nave c'era qualcosa. Ci stanno avvelenando? Se le mie paure sono vere, non vuoi saperlo e basta. Andiamo alla sala motori. Andiamo. La riserva di ossigeno credo che sia nella sala motori, Master. Correggimi se sbaglio. Assolutamente vero. Il punto, Tatiana, è il seguente. L'ossigeno sta cominciando a calare sempre di più. Allora corro. 100%, 92%, 90%, 50%. 15%. Inizio a correre
quello che cerco di fare una volta che vedo l'enorme tanica di ossigeno collegata ai tubi della nave è di prendere la mira e sparare. Ops, quindi tu volevi farmi andare via, ho capito, adesso, in ritardo. Eh sì. Io mentre corro te lo dico, Thomas, sto facendo esplodere questa nave. Se vuoi davvero salvarti, se credi di avere un modo di salvarti, salvati. Ma io questa stronza la faccio saltare in aria. Non esiste la Perché? figlia di puttana che mi porta da sola a morire. Perché vuoi far esplodere la nave? E riacquista lo sguardo da che era tutto sudato e incroccato, quello dello psicologo che ti osserva dall'altra parte del divano. Perché siamo già morti. E se c'è un unico modo di mettergliela in culo a quegli stronzi, è solo questo. A meno che non ti venga un'altra idea migliore in testa. Perché c'è una nave che ci sta seguendo e ci stanno tenendo d'occhio. Beh, ci sono tante cose da tentare prima del suicidio. Potremmo provare a contattarli prima, no? L'ossigeno sta calando, ci stanno uccidendo. Probabilmente è l'IA o qualcun altro da remoto. Si sono accorti che i loro giocattoli non stanno al gioco. Siamo E tu pensi? stati troppo intelligenti, forse, Thomas. Questo è stato il nostro difetto. Non credo, non credo. Controlla se hai munizioni. Quell'arma. Il panico. Apro subito il caricatore e guardo. Scarico. Se c'è qualcuno di troppo intelligente qua, per mio maldestra grazia sono io, purtroppo, e di sicuro non potrei far saltare la nave con un tubo di ferro. No, però potrei trovare un modo comunque. L'ossigeno non è l'unico modo. Ci sarà un altro modo. Master, prendo. Adam Nelson, come stiamo? Sei nella tua stanzina a fare i tuoi piani. Stai sentendo quello che sta succedendo? Tatiana vuole addirittura, anzi, voleva provare a sparare nella direzione del tubo dell'ossigeno della nave. Sai che, in ogni caso, se l'avesse fatto, anche per te sarebbe stato un problema. E adesso sto cercando un modo per farlo comunque, senza pistola. Sai che è in grado di farlo, sì? Master, scusa, scusa, solo una cosa prima di passare la parola ad Andrea. Posso rivolgermi al computer chiedendo di comunicare col capitano? Certo. L22, gradirei parlare col capitano. Accordato. Trasmissione tra la vostra stanza e quella del capitano. Dottor Nelson, la nave Delta è finita così. Qualcuno si è rifugiato nelle stanze, ha chiuso tutte le porte, ha staccato l'ossigeno e poi è morto cercando di uscirvi. Potrebbe darsi, ma quello che voi probabilmente non avete capito è che nessuno di noi poteva tentare di alterare o portare fuori dai binari questa missione. Quando ho capito che voi con tutte le vostre forze stavate cercando di farlo, non ho potuto fare altrimenti. Ma non è così, perché dici così, dottor Nelson? Siete sempre stati troppo scettici e le prove che avevate erano pericolose. Tuttavia, non crediate che questo non mi provochi dolore. Si può fare una cosa. Se volete, io posso sbloccare le porte
della nave fino a farvi raggiungere le navette di salvataggio. Ci siamo già arrivati, no? Allora abbandonate la nave, punto e basta. E quale prova abbiamo che non moriremo nello spazio? Mi dispiace, Tatiana, non avete alcuna prova, però si chiamano scialuppe di salvataggio, no? Quando hai dove andare, dottor Nelson, ma non capisco questo suo comportamento. Noi stiamo ancora tutti facendo parte della missione. La signorina Tatiana ha qualche... muovo la mano vicino alla testa. Problema, sì, ma nulla che non sia sotto controllo. In fondo avete tolto le munizioni e le armi, no? Lo sapevo benissimo. Purtroppo non posso... non posso fidarmi di voi. Non c'è nulla di cui fidarsi, dottore. Noi semplicemente abbiamo qualche remora che stiamo chiarendo. Questo è una normale routine per una nave come questa. E mentre Tatiana sta sistemando qualche cavo, allacciando qualcosa in modo da connettere il fluido di combustibile in azione alla tanica di ossigeno, Adam, se vuoi crepare anche tu, crepa con noi, o mi dai maggiori prove che se esco là fuori sopravvivo oppure moriremo tutti e tre assieme. Allora, Tatiana, mettiamola così: vuoi sopravvivere? Sì. Vuoi veramente sopravvivere? Sì, cazzo. Molto bene. Allora, per come sono le cose, l'unica soluzione che hai è raggiungere quel dannato pianeta, dove peraltro so per certo che ci sono altre due navi in attesa. Arriviamo su quel dannato pianeta del cazzo, dopodiché, se sarai così furba da fare buon viso e smetterla con quegli atteggiamenti così ostili alla Wayland, forse ce ne andremo tutti quanti. Perché non credere? Sulla Terra mi aspettano. Mi aspetta la mia Lidia. Tatiana si ferma. Per me va bene. Non me ne frega un cazzo di qual è il loro vero scopo. E allora basta, giochetti. Torna sulla sala di nella sala di pilotaggio. Finalmente hai tirato fuori le palle, Adam. Mollo i tubi e mi avvio verso la sala di pilotaggio. Dottor Adam Nelson, devo ripristinare tutti i database? Sì, affermativo, L22. Sentite che l'ossigeno torna a essere regolare, lo sentite soprattutto... per come vi sentite. Respirate meglio. Tutto adesso torna nella norma. Ossigeno al 100% per tutte le stanze. Per tutto l'equipaggio, soprattutto. Tutto torna normale. Anche tu, Tatiana, arrivando nella sala di pilotaggio, c'è un segnale che vi mostra che siete appena arrivati sopra il pianeta Origa 6. Ragazzi, fine prima parte. Bene, bene, ma non benissimo. Ragazzi, avete avuto la vostra vita davvero in bilico. Davvero, quindi da una parte complimenti per essere sopravvissuti alla prima sessione di Alien. Ringraziamo il computer di bordo, vari hacker, ma anche molti di voi che nel frattempo hanno cercato di rendervi la vita molto complicata, ma non diremo chi, non diremo perché, perché nel frattempo che noi giocavamo io parlavo con i giocatori privatamente e succedevano cose. Quindi ragazzi, complimenti per volervi così bene, perché stavate per morire tutti. Il cerchio è sempre più stretto
davvero veramente un salutone ai nostri amici i nostri amici della Prometheus 2, grandi, grazie di essere sulla nave giusta voi. Sì, esatto. Io vi auguro una buona notte e ragazzi ci vediamo settimana prossima. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Grazie tantissimo a tutti quanti che siete rimasti. Ciao.